a voi! Vi presento il cono d'acqua gelata! Diamoci dentro! Dario, adesso basta! Abbiamo i guerrieri di Burnham che ci stanno con il fiato sul collo e tu... Siamo qui per sapere di più sull'Invincibus. È l'arma più potente dell'universo conosciuto e sconosciuto, Arwin. Ma potrebbe essere la chiave per assicurare la salvezza di Novelmore. Ti prego! Ok, va bene. Osservatela. L'Invincibus, la più grande, la più letale invenzione della famiglia Davanci. Dario, sei tu quello? No, quello è mio nonno. Dicono che mi assomigli, ma non mi pare. L'Invincibus è l'arma finale. Conferisce un potere unico a chi la indossa. Questa è la parte che preferisco! Pensavo ci mostrasse qualche grafico o diagramma. Come avete potuto vedere, l'armatura dà un'incredibile forza, un'incredibile velocità, un'incredibile... invulnerabilità. È un enorme potere per una persona sola. Ecco perché i guerrieri di Burnham la vogliono. E dobbiamo impedire che cada nelle loro mani. Hai ragione. C'è stato un uomo una volta che ha tentato di rubarla. Garrick Greystone. Cosa, mio nonno? Sì! Non sono il solo ad avere problemi in famiglia. Sapevo che era stato cacciato, ma non sapevo che cosa avesse fatto. Ho detto che ci ha provato, ma non c'è riuscito. Così si è deciso che sarebbe stato meglio nasconderla. Perciò hanno chiesto a Timitor il mago di celarla in un luogo segreto, nello spazio e nel tempo. Quindi Timitor sa dove si trova? Tecnicamente. È stato qui la settimana scorsa cercando le chiavi di casa. Probabilmente ha perso la memoria. E noi ce la faremo a ignorare che mio nonno ha tentato di rubare l'Invincibus? Oh, io no! Un coro d'acqua gelata per festeggiare! Ascolta, Nessuno più di me può sapere che non sei certo tu responsabile per gli errori della tua famiglia. Cerca solo di fare ciò che è giusto. Che cos'è? Un regalo? Oh no! Alzate il cancello! Portate quel grande misterioso pacco regalo davanti a me! Padre, fermo! Se fosse una trappola! E se fosse un regalo di compleanno da parte dei Khazad? Hai presente quello che l'Amber Empire invia ogni volta per il giorno del mio compleanno? Lo so, sembra che io mi sia dimenticato del tuo compleanno, ma... Al riparo! Siete pronti a festeggiare? I Khazad sì che sanno fare un'entrata d'effetto. Auguri, vostra maestà! Sono io, Re Blini! Sono qui per farvi divertire per pochi spicci e festeggiare il vostro 35esimo compleanno. In realtà ne avrei 57. No, con queste belle faccette paffute. Padre, forse dovremmo essere più cauti con chi entra nelle mura. I guerrieri di Burnham ci hanno attaccati due volte, ricordi? Oggi è il mio compleanno! E la legge del regno stabilisce che niente di brutto può accadere nel giorno del mio compleanno. Rebli! Diamo il via al divertimento! Al conto penseremo dopo! Io sono il grande prestigiatore Gimlini! Attenzione, prendo una moneta proprio da sotto il tuo naso! Ta-da! Odio le magie! Chi vuole un cono d'acqua gelata? Mangialo finché è ancora freddo! I coni d'acqua gelata vanno a roba! E il Re Blini mi ha pagato molto bene, tutta pubblicità! La sola cosa che odio più dei guerrieri di Burnham è una festa! Perché odi divertirti o odi vedere gli altri che si divertono? Non preoccuparti, Arwin, terremo noi gli occhi aperti! I guerrieri non passeranno, tu rilassati! Oh, certo, così Gwyn potrà rubare l'Invincibus senza che me ne accorga! Non far ridere! Non sono d'accordo! Principe Arwin, venite con noi, per favore! Ho in mente qualcosa. Sì, ho già detto che odio le feste? La cassa è posizionata. Il mio più bel compleanno! E per il mio prossimo numero estrarrò le regali mutande del nostro amato principe dal mio cappello. Ta-da! Ti prego, quel trucco lo potrebbe fare chiunque. Ok, sono le mie. Quanto odio le magie. Lancia l'ascia, Khazad, tenta la fortuna. Sto bene. Sbruffona. Guarda, lettere Khazad. E sai leggerle?
tenda delle invenzioni meravigliose. Sembra fatto apposta per me, andiamo! Cosa c'è nella cassa? Oh, lo scoprirai solo dopo aver visto cosa c'è in questa più piccola! Forte! Ehi, e questo che cos'è? È un rompicapo Kazad! Impossibile liberare le mani! Anch'io! Dario, no! Non è grandioso! Che sta succedendo? Ci hanno fatto prigionieri, forse? State con i guerrieri di Burnham! Tu non sai quanto poco si guadagni con le fiere di città. Abbiamo sentito dire che Dario da Vinci costruisce invenzioni fantastiche, quindi immagino che si entusiasmerà per la mia. L'ho chiamata il Trivella Mondo. Dopo aver girato questa chiave, il Trivella Mondo seppellirà il regno sotto un mare di lava. A meno che non vi decidiate a consegnarci l'Invincibus. Dario, non dire una parola. Dirò soltanto una parola. Aiuto! Imbavagliateli! Avvia la macchina! Questa è l'unica chiave che può fermare il fiume di lava e salvare Novelmore. Perché non ci pensate mentre io vado a prendermi lo zucchero filato? Oh, lo adoro! Tu rilassati, dicevano. Le magie sono divertenti, dicevano. Appunto! Bene, è ora di dirgliene quattro a quel mezzo re! Vile! Lascia stare i miei amici! Fredolina! Ma Arwin, Reblini è venuto a salvarci! Cosa? Ho scoperto che tre miei artisti stanno dalla parte dei guerrieri di Burnham! Vogliono seppellire la città inondandola di lava se non diamo loro l'Invincibus! Serve la chiave per fermare... Troppo tardi! Meno male che dovevate tenere gli occhi aperti! Questo l'ha detto Dario. Dario? Ovvio, se la sfigna appena c'è da combattere! I Kazad! Hanno la chiave della trivella! Tieni! Bel tentativo! Ora non potete più prendere la chiave! D'accordo, ma puoi fermarti un secondo e ammirare il mio show? Che cosa stai facendo? Ta-da! Le mie mutande! È stato davvero impressionante. Non sembri così scioccata. E ora spegniamo quella macchina. Sbrigati! È un soffio. Ce l'abbiamo fatta! Allora perché... Non muovetevi! L'ho regolata su ultra acqua ghiacciata! La lava è diventata ghiaccio! Dario, hai fatto nevicare il giorno del mio compleanno! Niente, non c'è di che... Reblini?
Avete esposto me e il mio popolo a un grave pericolo oggi. Novelmore stava per essere distrutta. Tuttavia c'era il truccabimbi, quindi sorvoliamo. Al prossimo anno, caro Re Jun, vi farò il 20% di sconto per l'inconveniente. Onesto. Credo che queste siano vostre, principe. Odio le magie. A proposito, figlio mio, ma il mio regalo di compleanno dov'è? Padre, ho salvato la città! E queste? Ma è il pensiero che conta, no?